Amici di Cacciatori Giovani e di Wild Hunters, stavolta siamo a parti invertite io, Alberto, perché sono tornato da un viaggio di caccia in Africa, uno di quelli che faccio più volentieri, e Alberto voleva chiedermi tante cose perché ho postato delle foto che hanno suscitato emozioni di vario tipo. E appunto Alberto aveva ritenuto opportuno di farmi dare delle spiegazioni su alcune cose, anche perché è stato un viaggio molto particolare, perché tra poco ve lo racconto. Allora ve lo racconterò attraverso le sue domande, quello che diciamo ha suscitato questa pubblicazione di queste foto, e sono state un minimo di foto, poi sì. Ovviamente adesso sto cominciando a montare video, saranno una ventina di video, e sono video non solo impostati sul safari ma anche sulle tecniche di caccia, quindi vedremo anche dei video un po' particolari che non avevo mai fatto e che volevo fare, ma aspettavo appunto l'occasione giusta per farli. No, infatti ci sentivamo per telefono, però sì. Il problema della luce, dell'energia, faceva Ale, dici come va, dici guarda quando torno. Sì, mi è dispiaciuto un po' di non poter fare una diretta come avevo fatto un'altra volta, perché ci sono dei grossi problemi in Sudafrica sull'energia elettrica, che sono problemi che tra poco avremo tutti, ma lì in particolar modo, e quindi l'energia elettrica andava e veniva. Ovviamente se va via l'energia elettrica va via internet, internet comunque anche quando ripartiva aveva seri problemi perché hanno collegamenti con satelliti eccetera, quindi per questo viaggio non ho potuto far niente, ecco, però ecco, ci tenevo appena tornato a raccontarvi qualcosa di importante. Infatti allora, abbiamo visto tutti che comunque sei andato a cacciare diversi animali, tra cui è stata fatta la caccia del leone, sì. Caccia che noi italiani nella media non abbiamo molto in pratica, soprattutto sì. Perché purtroppo tante persone vedono certe cacce un po' come non devono essere viste. Appunto, per evitare questi problemi, spiegaci perché questa caccia viene fatta. Diciamo che in Africa è dal 1923, quindi l'anno prossimo festeggiano 100 anni di gestione faunistica. Nel 1923 in Africa i regimi coloniali che ancora esistevano avevano già visto che la caccia doveva essere un po' regolamentata. Non solo, che le specie selvatiche dovevano essere gestite in un certo modo, soprattutto gli elefanti, i rinoceronti e anche parzialmente i predatori. Diciamo che questa gestione è avvenuta in maniera molto diversa a seconda della politica che veniva fatta e ogni Stato ha vissuto le sue cose. Però diciamo che è sempre stato visto dai governi locali il fatto che gli animali fossero una risorsa economica, in tutti i sensi. Ma come qui da noi. Ecco, e quindi che un certo tipo di conservazione andava fatta. Perché? Perché finché c'erano solo i neri ad abitare, gli africani ad abitare l'Africa, loro erano pochi e quindi gli animali. Quando sono arrivati i bianchi, è ovvio, con i fucili e tutto, le cose sono cambiate, ecco perché. Però diciamo che c'è diciamo la percezione oggi in Italia, per colpa di Walt Disney, per colpa del Discovery Channel e per colpa di altre diciamo organizzazioni, la BBC eccetera, di far vedere la natura africana come un qualcosa in pericolo costante. In realtà le cose sono diverse, perché tu considera che le guardie forestali con cui ho parlato la settimana scorsa, quando abbiamo liberato in natura 12 rinoceronti, dopo te ne parlerò, loro mi dicevano che negli ultimi 10 anni, secondo i loro censimenti, che sono censimenti fatti da guardie forestali, non dai cacciatori come qua che dicono quello che gli pare, sì. Quello che gli conviene o quello che non gli conviene. Gli animali africani sono in aumento del 7,1%. Non si è mai visto dal 1923 tanti animali in Africa come si vedono adesso. Anche perché è cambiata un po' la gestione, anche perché la gente uccide per mangiare, certo, però possono mangiare anche altro, cambia le epoche, cambia tutto. Ma poi è anche perché
in alcuni stati come il Sudafrica, ad esempio, la gestione degli animali è stata affidata completamente ai privati e non allo Stato, cioè, o alle organizzazioni animaliste e ambientaliste, che poi alla fine non fanno assolutamente niente. Perché non c'è business. Se tu sei un privato e investi soldi nel rinoceronte e metti 10 milioni di dollari, è chiaro che vuoi guadagnare. Per guadagnare bisogna che tutto vada bene. Quindi che non ci siano più bracconieri, e poi vedremo come, e che questi rinoceronti siano reintrodotti nei luoghi dove sono scomparsi, per colpa del bracconaggio, non per certo per colpa dei cacciatori, perché il problema del rinoceronte, ad esempio, è questo. Ora, per ritornare al leone, il leone è un predatore. Il leone era scomparso in alcune zone dell'Africa durante il periodo coloniale, perché gli inglesi avevano investito tanti soldi con le vacche, sia dal latte che da, e quindi i rinoceronti e i leoni le uccidevano e quindi pagavano delle persone per levarli, ma in quelle aree, non nelle altre. Poi, quando il colonialismo è finito, le vacche sono andate in mano ai Masai e i leoni sono tornati. Quindi questo discorso. Il leone oggi come oggi si salva grazie agli investimenti dei privati. Perché? Perché il leone soffre di AIDS, ha una forma di AIDS che ogni tanto esplode e muoiono. Quindi muoiono nei parchi del Kenya, muoiono nei parchi dell'Uganda, muoiono in territori liberi, muoiono dove gli pare di morire. Però qual è il problema? Che se non ci fossero dei privati che investono soldi, non per allevarli, ora vi dirò qual è la differenza, per poi reintrodurli, questo sarebbe impossibile. Allora sì che sorvire. Sì. Alessandro, parlando in un termine proprio terra-terra, è un po' la situazione delle riserve nelle nostre zone, cioè riserva privata, il proprietario immette fagiani, certo, per giustamente, certo, anche per un po' di, certo, però di quelle emissioni ne godano tutti, ne gode, certo, chi caccia, certo, fuori, ne gode l'ambiente, perché comunque sia, se non ci fosse l'emissione da parte delle associazioni di caccia, da parte dei privati, io non ho mai visto una società ambientalista che emette fagiani. No, no, beh, quello lo sappiamo. E in più, comunque, una cosa che io ho provato a far capire a alcuni che dopo le tue foto hanno iniziato a dire le rassi e cose, che se gli abbattimenti sono come la danno e la selezione. Certo, cioè, poi sai, poi hai toccato un punto importante, però un conto è allevare e immettere animali non pericolosi. Diverso è il discorso quando tu tocchi il leone. Il leone è un predatore, quindi se lo devi allevare, per dire, e rimettere in un parco, deve essere capace di uccidere per non essere ucciso. Quindi non è allevare un pollo o un fagiano. Ecco, il problema è che devi avere un minimo di 20.000 ettari e già devi fare un investimento, deve essere recintato con l'elettricità e questo leone dentro deve avere da mangiare, da bere. Quindi deve fare la vita da leone, non può fare una vita, non lo puoi tenere in gabbia e poi metterlo in un parco. 48 ore è morto. E questi leoni allevati in queste, tra virgolette, sì, zone private, se riescano a uscire da questi parchi, possono anche arrecare danni, perché comunque, certo, in Africa tante persone. È successo ancora durante il Covid che molte proprietà, per questioni logistiche, purtroppo sono scappati animali, bufali, elefanti, e quindi poi si è dovuto ricorrere appunto agli abbattimenti. Poi nel mio caso c'era un problema più grave, perché in Botswana, io ero al confine col Botswana, c'è una siccità, non piove da 8 anni, quindi gli animali migrano verso il Sudafrica, dove c'è ancora un po' d'acqua e da mangiare. Migrano gli erbivori e migrano anche i carnivori. E quindi ci si trova all'assurdo che ovviamente il leone, quando è affamato e assetato, non fa distinzioni. Anzi, sceglie purtroppo, perché è debole, le prede, è la preda più facile, è l'uomo. Quindi questo è un problema. Infatti il problema dell'Africa sono le migrazioni fra gli stati, gli animali si muovono, i confini non esistono, e quindi questo presuppone che fra gli stati, fra i governi degli stati, ci siano degli accordi. Perché se tu hai 3 milioni di gnu
che migrano dalla tua parte alla mia parte e io ho le coltivazioni, è un problema o non è un problema? Non sono problemi da poco, non sono 10 cervi che dall'Appennino, dal bolognese vengono in Toscana, sono 10 cervi, 100 cervi, lì sono milioni di animali. Ma e appunto, e poi immagino, ignorantemente parlando, che dove, se non piove da tempo, dove l'acqua c'è anche l'uomo, perché tutti abbiamo bisogno. E il conflitto nasce. E dove c'è l'uomo e l'acqua, l'animale trova a mangiare e bere. E quindi, la questione del leone è una questione molto complessa, perché è un predatore e quindi si può tentare di gestire, però poi è lui che decide dove andare e cosa fare. Quindi questa è una cosa importante. Poi naturalmente vengono tenuti in queste mega riserve di 40-50 mila ettari e poi quando hanno raggiunto un certo numero vengono sedati e venduti o ai parchi dove ce n'è bisogno o a riserve private, che possono essere o riserve dove vengono fatti safari fotografici o caccia. Però quel leone è un leone. Non è dalla gabbia. Purtroppo in passato qualcuno ha avuto da ridire su questo, sul fatto dei cage lions, cioè dei leoni di gabbia. È successo anche questa stortura, ma è stata vietata già 10 anni fa in Sudafrica, non è più possibile. C'è un controllo pazzesco. Io ho avuto la fortuna di assistere alla liberazione in natura di 12 rinoceronti che ho ripreso, 6 e 6. E i primi 6 erano 4 femmine, 2 cuccioli, e 3 femmine erano già state inseminate artificialmente dalle guardie. Per cui è stato un investimento da 8 milioni di dollari che un mio amico, un mio carissimo amico, ha fatto, perché il bracconaggio ha diciamo influenzato negativamente alcune aree del Sudafrica e adesso volevano reintrodurre piano piano i rinoceronti anche in quelle aree lì. Ma la carta vincente sono stati i leoni, e qui si ritorna sempre al leone, perché finché non c'erano i leoni sul territorio, i bracconieri potevano fare quello, hanno reintrodotto i leoni per uccidere i bracconieri. Infatti, vai la notte, giro per la savana. Adesso non ci vai più, infatti il bracconaggio è sceso del 54% negli ultimi 2 anni. Però ovviamente reintrodurre i leoni in certo punto può essere un vantaggio per la lotta contro il bracconaggio, ma ovviamente sono leoni e non distinguono un bracconiere da una povera persona. Quindi sono equilibri molto... molto fini. Ma infatti, quindi Ale, tu, per dire a tutti, la caccia in Africa non è che tu paghi, vai e spari, cioè c'è dietro tutto il lavoro, c'è una selezione... Per il bracconaggio c'è la pena di morte. Ecco, infatti... Non è, la pena di morte vale per il bianco come... È impensabile che uno come me o come te vada in Africa col fucile, arrivi lì come Cristoforo Colombo, pianti la bandiera italiana e spari a tutto quello che vedi. Ti prendono. C'è una selezione, come avviene in Italia. Ma stai scherzando? Anzitutto le licenze vanno fatte prima, perché quando tu arrivi devono sapere che tu arrivi con un'arma e hai le licenze, altrimenti tu torni a casa. Se entri con un'arma senza una giustificazione, vai a casa. Perché io ho saputo di molti, anche clienti miei, che sono andati in passato e, non avendo più capi da abbattere, i ranch li hanno mandati all'anno dopo perché avevano esaurito gli abbattimenti. Quindi sì, ecco, non è un discorso di soldi, è un abbattimento che quando c'è il numero vanno abbattuti, e giustamente chi gestisce la zona ne può creare profitto. Certo, ogni concessione ha un numero limitato di abbattimenti. È come il cervo qui in Toscana da noi. Noi in Italia abbiamo scopiazzato quello che loro fanno già da 100 anni. C'è gente che pensa che noi siamo l'avanguardia e laggiù si possa fare quello che si vuole. No, è esattamente il contrario. Infatti. E poi non è vero che leoni e questi animali sono in estinzione, nemmeno il rinoceronte nero, che era scomparso. E poi abbiamo fatto anche un servizio, lo vedrete, sulla Sable, che è una delle più belle antilopi d'Africa, che era completamente scomparsa. Ecco, dei sudafricani ricchi hanno comprato a peso d'oro delle coppie in Mozambico e in Angola, le hanno riprodotte in aree grandi in Sudafrica e adesso stanno reintroducendo la Sable nei paesi dove era scomparsa. Scusa, una domanda che viene spontanea, ma se domani chiudessero la caccia in Africa, facessero come in alcune riserve in America che caccia solo gli indigeni, solo quelli, secondo te cosa succederebbe? Allora, sarebbero problemi, perché ci sarebbe un bracconaggio selvaggio
e quindi gli animali soffrirebbero, anche perché i sistemi adottati dalle popolazioni che non dispongono dei fucili e cose sono i lacci, sono le frecce avvelenate, quindi sistemi che hanno usato in passato, ma erano sistemi che potevano essere anche tollerabili dalla natura quando in Africa c'erano 10 milioni di persone, adesso sono miliardi di persone. Ti immagini i miliardi di persone che si mettono a lanciare frecce avvelenate dappertutto? Ci sarebbe un casino. Perché in questa maniera chi ancora vive in queste regioni più remote trae, perché la carne non la puoi portare, quindi tutto ciò che viene abbattuto, certo, dai cacciatori europei, americani, lì rimane lì e va per la popolazione, anche perché con la, certo, crisi di oggi tutto, cioè, certo, però il discorso è questo, cioè quello che tu a me hai sempre detto, è difficile far capire che chi abbatte, cioè, e quello io ho sempre pensato anch'io, io non fo distinzione a mio avviso tra un leone, un capriolo, un cinghiale, è un animale che è su un piano d'abbattimento, va abbattuto e ovviamente chi gestisce, perché io immagino che se domani la caccia in Africa venisse chiusa, il proprietario, chi ha comunque un profitto, non pagherebbe più le guardie, non pagherebbe, certo, più i ranger, certo, e succederebbe... Sì, infatti quello che mi è dispiaciuto di più delle discussioni sul leone è stato che certe critiche venivano da delle persone che poi vorrebbero che il lupo tornasse abbattibile in Italia, cosa che prima o poi tornerà, e cosa diranno a quel punto? Che differenza c'è? È un predatore che rientra nel ciclo naturale e che naturalmente va fatta anche una gestione, anche magari, altrimenti nei paesi dove... Allora, se tu in Italia al posto del lupo avessi il leone, saremmo stati costretti a battere chi vuole vedere i propri figli mangiati. Il lupo è meno aggressivo del leone, è più piccolo, eccetera. Ma insomma. Però mi dici anche che comunque sia in passato è stato fatto scempio anche in Africa dai cacciatori della... Sì. Cioè, lì un perché c'è a certe infatti, parole. Infatti per questo nel 23 fu deciso una gestione più... è chiaro che nel colonialismo gli inglesi e i francesi facevano quello che volevano e se investivano dei soldi, montagne di soldi per le vacche, non volevano che i leoni se le... Ma in quella zona lì, in altre zone è anche vero che hanno fatto i parchi nazionali. Oggi i parchi nazionali d'Africa sono stati fatti dai colonialisti. Selous, Kruger erano dei colonialisti che hanno fatto dei parchi nazionali. Quindi c'è il buono, ma c'è anche... c'è il poco buono, ma c'è anche il buono. Ecco, diciamo che... sono gli unici parchi che funzionano, che tra l'altro. Un italiano medio parla senza sapere tanto. Purtroppo sì, perché c'è la... perché ti ho detto, il problema è che noi abbiamo avuto Walt Disney, Discovery Channel, il National Geographic, che ci hanno fatto vedere una natura che non può essere contaminata dall'uomo. Ma è questa natura di cui godiamo noi oggi in Africa, è stata costruita dall'uomo. Perché se fosse stata lasciata abbandonata, avrebbe fatto la fine di tutto il resto. Dove si vede, io vado a caccia in zone come l'Appennino, tantissimi luoghi che sono purtroppo lasciati abbandonati dall'uomo, non c'è più coltivazioni, tutti rovi, e gli animali spariscono completamente. Se non c'è una gestione... No, assolutamente. Non c'è una gestione... dell'ambiente, soprattutto dell'ambiente, e poi anche, bisogna sapere, oggi... in Sudafrica ci sono dei tecnici faunistici e dei veterinari che credo che nel mondo non ci siano, fanno delle cose impressionanti, sono riusciti a far riprodurre degli animali selvatici in pochi anni e maniera incredibile. Certo, questo è costato fortune, ma per grazia di Dio quelle fortune vengono dai cacciatori, non certo dai governi, né tantomeno dal WWF o da queste organizzazioni che in Africa io non ho mai visto. Non ho mai visto nessuno di loro, ho visto solo privati che mettevano i soldi a rischio loro, perché se qualcosa va storto i soldi li perdi. Io ti dico solo, il trasporto, le spese di trasporto di questi 12 rinoceronti sono costati 300.000 euro, solo il trasporto. Quindi, ecco. Bisogna vedere un po'... Bisogna vedere le cose come stanno, quindi mi fa dispiacere ascoltare certi commenti da dei cacciatori italiani, non da degli animalisti, gli animalisti fanno il loro dovere, ma da dei cacciatori italiani, perché è simbolo di grande ignoranza, di non voler capire prima di parlare
capire cosa succede. Nel 2000, nel come 2022, si fa a pensare che uno vada in Africa con un fucile e spari a un leone così? Cioè, bisogna essere. E mette anche le foto. Anche le foto così lo arresta. Pazzesco. Vabbè, comunque. Come se nessuno mettesse foto di animali morti, specie di gruppo nostro. Sì, ma infatti vedi, io voglio chiarire una cosa con tutti. Io sono un cacciatore che ama cacciare dall'allodola all'elefante. Io non vedo nessuno, perché non credo che Dio, quando morirò, se ho ammazzato solo allodole, mi dice bravo, ma se ho ammazzato un elefante mi manda all'inferno. Non credo che mi manderà all'inferno comunque, punto. Questo ne sono consapevole. Quindi non voglio fare quindi per me chi va a caccia deve essere felice, punto. Ecco, invece voler dire no, questo si può fare, questo lo so, in base a una etica personale, lo trovo molto sciocco. Le classiche cose all'italiana. Beh, perché queste discussioni purtroppo si hanno solo qua, io mai avuto discussioni all'estero su queste cose. L'intenzione di Alessandro di parlare di questo argomento, quando avrebbe potuto tranquillamente fottersene, sì, lo so. Lo faccio però è una cosa per rispetto alla cosa, per rispetto a cacciatori giovani, perché cacciatori giovani siete giovani, e proprio perché siete giovani dovete crescere sapendo le cose come stanno, senza false idee o false cose. Quindi se sapete le cose, sapete anche godervi la vita e la caccia che avete qui in maniera. Vedi, noi qui in Italia ormai le specie cacciabili si contano su due mani. Il calendario venatorio è cortissimo. Questo è un fallimento. Perché in Africa si cacciano 12.000 specie e tutto l'anno? Perché la gestione è stata fatta in un certo modo. C'è gente che investe soldi. Anche perché c'è la politica. C'è la politica nel mezzo. Questo è il problema. Quindi se tu metti la politica con le associazioni venatorie, ognuno guarda il suo, ci metti i politici che devono decidere su cose che non stanno, è una frittata. Anche perché. E quindi cosa parlate a fare? Io ho avuto critiche da gente, mi dispiace dire, della Sardegna, che è un luogo meraviglioso, però gente che può cacciare legalmente 35 giorni l'anno e caccia 7 specie, che vengano a rompere le palle a me che caccio il leone, dice ascolta, pensa a quello che non cacci più tu nella tua terra, perché ormai voi a caccia tra 5 minuti non ci andate più. Strano, perché. E allora cosa parlate? Ecco, questo mi dispiace perché è segno di ignoranza. No, perché punto. Dietro questi leoni che tu hai comunque cacciato e hai pagato, certo, da questi animali hanno tratto profitto i ranger, certo, l'allevatore. Quei rinoceronti, parte dei soldi li abbiamo dati io e un mio amico, perché ci hanno ringraziato, vedrete nel video, vi ringraziamo perché avete visto i vostri soldi dove sono andati. Abbiamo potuto comprare con i vostri soldi due cuccioli di rinoceronte che vedrete nel filmato, e che sono stati liberati con le loro madri e che costituiranno un nuovo nucleo di riproduzione per ripopolare un'area nuova che vogliono diciamo adibire ai safari fotografici, ma ci servono gli animali e quindi sarà una soddisfazione. Qualcuno penserà, come quando io ho una cara amica che è contro la caccia, ogni tanto ci mettiamo a ragionare, qualcuno pensa, dirà, ma voi mettete gli animali? Sì, è vero, che iniziamo a parlare, dice, guarda, chi mette gli animali, come in quel caso, ora parlo di fagiani, anche se, ma voi li mettete perché poi gli potete sparare. Se io metto 100 animali, che pensi che si spari a 100? No, vabbè, loro è un quelli che te vedi quando vai al giro, allora il prossimo anno chiama le tue associazioni, andiamo insieme a gettarli, si vede quanti ne mettono. Se non ne metti punti, non fai un controllo sui nocivi. Perché è più facile parlare che fare. Però ti dico una cosa a favore tuo. La cosa che ho visto nei commenti, tanto se l'hanno visti tutti, nei commenti delle foto, la cosa strana è che hanno aumentato gente di una certa età. Chi è più giovane, che magari inizia a conoscere veramente, è difficile che commenti certe cose, perché magari sa già cose che uno di una certa età, per lui è impensabile solo andare. Certo. Però io posso garantire che tante volte, tanti che hanno commentato, secondo me, un po' invidia, avrebbero fatto a cambio, vorrebbero, però devono capire le cose. Poi devo anche dire una cosa, che io sono sempre stato uno che ha cercato di cacciare gli animali nella maniera
diciamo, più giusta possibile. Nel caso del leone li ho sempre cacciati alla traccia e mai all'esca, perché ritengo la caccia all'esca una vigliaccata, oltre che il fatto che sia illegale. Quindi io anche questa volta sapevo che avevo a che fare con un maschio, soprattutto un maschio molto difficile, e vedrete poi nel video come ce la siamo passata brutta, e quindi ecco, ho dato sempre le massime possibilità anche all'avversario di poter fare il suo, e questo va detto. Ho sempre cacciato gli animali nella maniera diciamo più corretta, ecco, per dargli più possibilità, e quindi più di così diciamo non si può fare, ecco, questo Ma secondo me il problema è solo un discorso dell'Italia, che non sappiamo le cose, cioè, non si sa quello che c'è dietro. Per me lo spettacolo più bello di tutta quella caccia che ho fatto al di là, che abbiamo rischiato la pelle e tutto, è stato il fatto di vedere i tracciatori trovare le tracce del leone nell'erba. No, al passaggio. Poi non è che c'è l'erba. È una cosa pazzesca. C'è l'erba medica. È una cosa pazzesca. È una cosa pazzesca. Bene, comunque vedrete tutte queste cose poi nei video, spiegate nei minimi dettagli. Vai. Allora, stavolta ti ringrazio. No, figurati, è stato un piacere, grandissimo piacere. Speriamo che dopo questo video qualcuno, prima di commentare, pensi. Sì, va bene. Fermi un po'. Pensiamo di avergli dato tutte le possibilità di comprendere poi, correttamente. Chi, le giustamente, chi è contrario, rimanga contrario, non è un problema. Va bene, arrivederci.